Una cosa che non ci hai raccontato, per esempio, è il tuo rapporto con la lingua tedesca. Quindi volevo chiederti se ci fai così un po' di ripetizioni a noi ignoranti in materia su qualche concetto di grammatica del tedesco. Lascia perdere, che è una cosa, è difficile, è veramente difficile. Posso dirlo? L'unica cosa che dico è Scheiße. Che significa? Merda. Perché qua la dicono tutti e ogni volta che fanno un errore, ogni giorno la sento di più di 30 volte, mi è entrata in testa questa. No, in squadra diciamo che in tedesco si parla veramente poco. Parliamo in italiano, magari tra di noi che abbiamo giocato in Italia, ok, ma in principal modo si parla un po' di inglese. Io, non essendo un genio, qualcosa so dire e vedo che difficoltà per il momento non ho. Senti, ma invece sei riuscito a trovare in squadra qualcuno con cui parlare di una delle tue passioni, ovvero la musica? Vedo dietro praticamente un cimelio. Se ci vuoi spiegare che cos'è, se ci vuoi dire insomma un po' quali sono state le ultime news. Ah, guarda, allora, questo non è un cimelio, come hai detto tu, questa praticamente, nel termine musicale, è la pelle diciamo così, del tom della batteria. Andiamo a specificare. Il tom della batteria sarebbe il tamburo, chiamiamola così, in dialetto, dove tu con la bacchetta vai a suonare. In pratica questo è un pezzo importante, così possiamo dire, che ho sempre desiderato prendere a un concerto. La settimana scorsa sono andato al concerto dei Guano Apes, ero praticamente in platea ad ascoltare la musica. A fine concerto il batterista, oltre a lanciare le bacchette, il chitarrista a lanciare i vari plettri e tutto quanto, ha lanciato anche la pelle della batteria. Non so come, fortuna vuole, o che mi sia capitata in mano, l'ho presa al volo, ma mi è scivolata. Figurati, la gente si è avvinghiata per prenderla. E qua vince la regola del più forte. Oltre ad essere il più alto, nonostante non sia altissimo, ok, però là in mezzo ero il più alto, ho fatto valere questa importanza, spalancando gli occhi e gridando: "This is mine." Addirittura, Quindi quindi. vedi anche un po' il mio inglese. Dico, si sono aperte le acque come se fossi Mosè, forse per il tono troppo aggressivo, forse per gli occhi sgranati, non lo so. Fatto sta, insomma, che mi sono preso questa cosa. A fine concerto ho aspettato i ragazzi della band di Guano Apes e mi sono fatto autografare la pelle. Vabbè, abbiamo visto, insomma, questo brutto carattere, quest'anno che ti contraddistingue, lo hai tirato fuori già in campo con un bel video che è già diventato virale. Quindi c'è Ti da. dico, scusa se ti interrompo, ti dico, questa cosa mi sta crescendo perché da quando sono qui, ormai sono qui da 4 mesi, forse qualcosina di più, se non ricordo perfettamente. Ho già visto diversi concerti rock perché qui, diciamo, è un po' la patria del rock e questa cosa mi gasa da morire. Ti posso dire che già domani sera andrò a vedere il Lacuna Coil. Band ovviamente famosissima, proprio top iTunes. Oltre alle lezioni di musica, quindi oggi ci hai fatto lezioni di musica, lezioni di tedesco. Volevo chiederti se avevi imparato almeno a cucinare i crauti o i Per würstel. carità, no, Quindi. quelli vado solo nei botteghini, diciamo così, più conosciuti, più famosi. Tra l'altro, c'è un botteghino in centro che, credimi, per mangiare un würstel con crauti o anche del semplice kebab, c'è la fila, perché quello storico di Berlino è una cosa impressionante. Ci siamo andati 2 settimane fa, appunto, quando sono andato a vedere il concerto dei Guano Apes, 2 settimane fa, una settimana fa, non ricordo di preciso la data. Ci saranno state a questo botteghino, prima di entrare a vedere il concerto, penso più di 100 persone, una fila allucinante. Cioè, ti passa anche la fame, però dicono che sia buonissimo. Devo ancora provarlo, ma un giorno giuro ci riuscirò. Va bene, allora niente, ti lasciamo, insomma, ci parlerai poi della tua vita da turista tedesco con Würstel e Krauti,
compresi nel prezzo. Vogliamo salutare qualcuno, per esempio tipo Giulio Sabbi, che ormai è l'unico insieme a me che siamo rimasti. Certo, quello, la sfiga vuole che durante l'intervista mi abbia mandato un messaggio nel nostro, anzi nel suo dialetto romano, Ao, ce stai? Un punto di domanda, è venuto da ridere, perché è arrivato proprio in questo Va bene, allora ti sa salutiamo te, salutiamo sempre, come sempre, il grande Giulio Sabbi. Niente, io ringrazio Chico per essere stato con noi. Ricordiamo che ogni settimana Chico è protagonista di Un Chico sopra Berlino, una rubrica del tuo volley che, come sempre, vuole essere un po' la rubrica gigiona quest'anno, ma made in Germany. Quindi grazie ancora e in bocca al lupo per questo continuo di stagione. Grazie a te, grazie a voi. Salutaci, Grazie. dai, prova a Concludo così salutarci in e tedesco. concludo con un rock and roll.